to me I'm feeling uh how -huh. it high when Dopo il naufragio di ieri continuano le ricerche dei dispersi dello yacht Vella Bayesian avvenuto a Porticello nel Palermitano. Nel quartiere San Cristoforo di Catania un arresto per possesso di droga ai fini di spaccio e una denuncia per detenzione abusiva di munizionamento. Catania, Viale Kennedy. i carabinieri si mimetizzano tra gli avventori durante un concerto in un lido. Arrestati tre spacciatori. Una donna di 31 anni tenta il suicidio in tangenziale, salvataggio provvidenziale della polizia stradale nella tangenziale di Catania. I produttori di agrumi e gli allevatori dell'ennese e del catanese potranno usare l'acqua della diga Pozzillo di Regalbuto a stabilirlo un'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Castabellotta. Motta Santa Anastasia si prepara i festeggiamenti in onore della sua Santa Patrona che entreranno nel vivo nelle giornate del 24 e 25 agosto. TVA racconterà le celebrazioni in diretta televisiva. Salve a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. Apriamo con la cronaca, con il naufragio avvenuto nel Palermitano. Dopo il naufragio di ieri continuano infatti le ricerche dei dispersi dello yacht a vela Baiesi avvenuto a Porticello. Sentiamo i dettagli nel primo servizio di oggi. Continuano senza sosta fin dalle prime ore di questa mattina le operazioni di ricerca dei dispersi a seguito del naufragio dello yacht Vela Bayesian avvenuto nella giornata di ieri al largo di Porticello nel Palermitano. L'imbarcazione di 56 metri battente bandiera britannica è affondata durante una violenta burrasca che ha interessato il litorale palermitano. Le operazioni di ricerca condotte incessantemente per tutta la giornata di ieri e di oggi proseguono senza soluzione di continuità con l'impiego di cinque motovedette della Guardia Costiera di Palermo, termini Merese e Porticello, un elicottero della base aeromobili Guardia Costiera di Catania, sommozzatori dei nuclei subacquei Guardia Costiera di Napoli e Messina. Che hanno operato con l'ausilio di un veicolo subacqueo a controllo remoto, oltre a personale, unità navali e o sub dei vigili del fuoco, di un elicottero dell'aeronautica militare e dei carabinieri, tutti sotto il coordinamento del XII Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Palermo. Vanno quindi avanti senza sosta le ricerche dei sei passeggeri tuttora dispersi. Con i sommozzatori che stanno valutando la fattibilità per entrare in sicurezza nel relitto, operazione resa complicata dalla profondità e dalla posizione dello scafo adagiato sul fondale a circa 50 metri, a mezzo miglio dal porto di Porticello. Al momento non risultano tracce di inquinamento da idrocarburi. Continuiamo con la cronaca. Nel quartiere San Cristoforo a Catania un arresto per possesso di droga ai fini di spaccio e una denuncia per detenzione abusiva di munizionamento. Sentiamo. Continua l'attenzione della polizia nei quartieri del centro di Catania. Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Volanti, insieme alle unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito alcuni controlli nel quartiere San Cristoforo. Nel corso dell'attività, giunti in via Cordai, il fiuto del cane poliziotto Ares ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione di un 22enne pregiudicato catanese. A quel punto, gli agenti hanno dato corso ad una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare 16,50 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione è stato inoltre rinvenuto un silenziatore per pistola automatica in materiale metallico e un impianto di videosorveglianza che consentiva di monitorare l'esterno dell'abitazione, verificando l'eventuale presenza delle forze dell'ordine. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di parti di arma. Il pubblico ministero di turno, informato di quanto accaduto, ha disposto di condurre l'arrestato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. L'arresto è stato convalidato. L'attività di controllo lungo la via Cordai è stata ulteriormente intensificata dai poliziotti che hanno effettuato un'ulteriore perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un altro pregiudicato catanese, 23enne, all'esito della quale sono stati state rinvenute e sequestrate 28 cartucce calibro 12 per fucile illegalmente detenute dall'uomo. L'uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di munizionamento. Ancora a Catania ma stavolta andiamo al viale Kennedy. I carabinieri si mimetizzano tra gli avventori durante un concerto in un lido, arrestati tre spacciatori. Sentiamo com'è andata estate serena sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica grazie all'intensificazione dei servizi su tutto il territorio che interessa i carabinieri del comando provinciale etneo con l'obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e ai turisti durante tutte le vacanze estive i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di catania fontana rossa hanno assestato un altro duro colpo al fenomeno dello spaccio di droga primaria fonte di guadagno della criminalità organizzata arrestando tre pusher un 52enne e un 37enne di Mister Bianco, entrambi pregiudicati per reati inerenti agli stupefacenti e un 23enne di Vittoria incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i militari dell'Arma, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e alla capillare rete informativa, hanno scoperto che alcuni soggetti, in occasione di serate musicali organizzate all'interno dei di discoteca che vi sono sul viale Kennedy, approfittando della confusione e confondendosi tra la gente, smerciavano della droga. L'occasione di fermare questi spacciatori si è presentata quando agli investigatori del nucleo operativo, approfittando di un importante evento di musica organizzato da un lito della Playa, hanno deciso di predisporre un articolato servizio di osservazione da svolgere all'interno del locale, con l'obiettivo di individuare e bloccare i malviventi che sicuramente non sarebbero mancati a quella interessante serata, potenzialmente fruttuosa per i loro loschi affari. La scelta operativa è stata azzeccata, infatti, grazie all'occhio esperto dei due investigatori all'interno della pista, non sono sono sfuggiti i movimenti sospetti di tre soggetti. In particolare hanno subito visto che il 52enne e il 23enne, dopo essere stati avvicinati da alcuni giovani, consegnavano delle bustine in cambio di denaro, mentre il 37enne si avvicinava al più grande dei due solo per ricevere e custodire il ricavato della vendita. I carabinieri all'interno della pista hanno deciso di intervenire senza dare troppo nell'occhio, bloccando il 52enne che veniva subito accompagnato fuori dal locale e consegnato alla squadra esterna. Messo in sicurezza è scattata la prevenzione acquisizione che ha permesso ai militari dell'arma di trovare ancora nelle mani dell'uomo nove dosi di cocaina invece dentro una borsetta che portava con sé oltre 36 grammi di anfetamina suddivise in 73 dosi e ancora 23 grammi di cocaina suddivisa in 87 dosi e nella tasca dei pantaloni anche 370 euro in contanti provento dell'attività illecita Affidato il primo spacciatore ai colleghi, gli altri investigatori sono ritornati velocemente in pista alla ricerca degli altri due che intanto, ignari del fatto che uno di loro era stato fermato, continuavano indisturbati la loro attività illecita. Quindi i militari del nucleo operativo hanno subito rintracciato il 37enne in bagno dove lo hanno bloccato mentre tentava alla loro vista di disfarsi di 725 euro in contanti che custodiva dentro il portafogli. Nello stesso frangente la terza squadra di carabinieri è riuscita a trovare tra la folla il 23enne che è fermato e è stato accompagnato all'esterno del locale. Anche per lui è scattata la perquisizione che ha permesso agli operanti di recuperare circa 11 grammi di marijuana Quasi 11 grammi di hashish e 360 euro, sicuro guadagno dell'attività illecita. Tutta la droga e il denaro rinvenuto è stato sequestrato, mentre i tre pusher sono stati arrestati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. È una donna di 31 anni ha tentato il suicidio in tangenziale, salvataggio provvidenziale della polizia stradale nella tangenziale di Catania. Stava camminando a piedi di sera lungo lo spartitraffico della corsia di sorpasso della tangenziale di Catania nel tentativo di compiere un insano gesto è la drammatica vicenda che ha visto protagonista una giovane donna catanese di 31 anni nello scorso fine settimana in preda allo sconforto per motivi personali a notare la donna in strada con il concreto pericolo di essere travolta dalle auto è stato un dipendente anas che libero dal servizio ha deciso di intervenire riuscendo a recuperare la donna nonostante le sue forti resistenze opposte trascinandola nella più sicura corsia di emergenza negli stessi attimi a giungere sul posto un equipaggio del la polizia stradale, informato della grave situazione in atto dalla sala operativa compartimentale. La donna ha cercato di portare a compimento il suo intento, provando a fuggire dalla corsia di emergenza, scavalcando il guardrail. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, l'hanno seguita e scavalcato anche loro il guardrail, sono riusciti a raggiungerla prima che si inoltrasse in aperta campagna. Dopo forti resistenze opposte ai due poliziotti, la donna ha continuato a ripetere, ad urlare di volerla fare finita, cercando di raggiungere un luogo isolato per compiere l'insano gesto. I poliziotti hanno provveduto a metterla in sicurezza, hanno cercato di instaurare un dialogo con la donna. Una volta calmata è stata soccorsa e affidata alle cure dei familiari. Gli agenti della Polizia Stradale di Catania hanno seguito la vicenda anche nei giorni successivi per s'incerarsi delle condizioni della donna. Torniamo ad occuparci del tema della siccità. I produttori di agrumi e gli allevatori dell'ennese e del catanese potranno usare l'acqua della diga Pozzillo di Regalbuto. A stabilirlo un'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta. Vediamo il servizio. Non si arresta in Sicilia l'allarme siccità, soprattutto nel settore agricolo e zootecnico. Nell'ennese e nel catanese, in soccorso di agricoltori e allevatori, giunge la diga Pozzillo di Regalbuto. Sebbene il bacino artificiale più grande della Sicilia non stia vivendo, proprio a causa della carenza di precipitazioni e delle alte temperature, il suo miglior periodo, la poca acqua attualmente presente nell'invaso verrà utilizzata negli agrumeti e per gli usi zootecnici. A stabilirlo un'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, che prevede un volume totale di 150.000 m3 di acqua utilizzabile per la seconda irrigazione di soccorso esclusivamente per gli agrumeti nelle aree rigue del Consorzio di Bonifica di Enna, anche fuori comprensorio consortile, e come detto per gli usi zootecnici. Secondo quanto dispone il provvedimento, inoltre, l'ente le che gestisce l'impianto del Pozzillo si occuperà di monitorare l'itiofauna presente nel lago, in modo da assicurarne la salvaguardia, prevenire condizioni di crisi e avviare, qualora fosse necessario, il trasferimento dei pesci. Torna a Ramacca il festival La Spiga d'Oro Sicula. La seconda edizione si svolgerà dal 30 agosto all'1 settembre 2024. A presentare l'evento Canoro sarà la presentatrice Paola Parisi. L'iscrizione è valida entro e non oltre il 24 agosto ed è aperta a tutti. E adesso ci occupiamo di un altro servizio ci spostiamo a Motta Santa Anastasia che si prepara i festeggiamenti in onore della sua santa patrona che entreranno nel vivo nelle giornate del 24 e 25 di agosto. TVA racconterà le celebrazioni in diretta televisiva. Tutto pronto a motta per i festeggiamenti patronali in onore a Santa Anastasia. Dopo aver archiviato con soddisfazione la ventisettesima edizione della festa medievale si entra nel vivo delle celebrazioni religiose che prendono il via oggi con il triduo di preparazione con le sante messe in Chiesa Madre alle ore 19 che vedranno la partecipazione dei tre rioni cittadini, giovani maestri, vecchia matrice e panzera che si concluderà giovedì 22 agosto quando in occasione del cinquantennale della Candelora del rione panzera il cerio sarà portato in Chiesa per la benedizione. Giorno 23 agosto alle ore 21: le sacre reliquie di Santa Anastasia saranno portate in processione per le vie del paese. Alle 10 di giorno 24: l'apertura della cameretta e la svelata del simulacro della Santa Patrona di Motta Sant'Arastasia, Evento che TVA Sicilia seguirà in diretta televisiva dalle 9.45 sul canale 79 del Digitale Terrestre, così come l'esibizione delle maggiorette dei Tre Rioni alle 21.30. Giorno 25 agosto, il solenne pontificale alle 10.30. 30 anche questo appuntamento sarà seguito in diretta televisiva come infine anche le esibizioni di sbandieratori e musici mottesi alle ore 21 in piazza Umberto nelle trasmissioni in diretta degli eventi religiosi anche per quest'anno il professore Alessandro Puglisi sarà il nostro gradito ospite per raccontarci aneddoti e storie sulla devozione a Santa Anastasia non sarà festa grande ma non mancherà partecipazione e trasporto per l'abbraccio tra la santa e il suo popolo Grande cordoglio per la prematura scomparsa dell'avvocato Agatino Sepia, 69 anni. La sua generosità, il suo sorriso e la sua professionalità resteranno per sempre nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto. I funerali saranno celebrati domani, 21 agosto 2024, alle ore 15.30 nella chiesa di San Biagio a Via Grande. E prima di concludere questa edizione del Telegiornale, vi ricordo che questa sera potrete vedere lo speciale Niccolò Politi, il tesoro più prezioso di Alcara Lifusi, la devozione di un popolo al suo santo patrono. Si tratta di uno speciale curato da TV a Sicilia con il racconto dei momenti salienti dei festeggiamenti del 17-18 e 18 agosto da parte del professore Gaetano Sorge, curatore, tra l'altro, di un portale dedicato a San Niccolò Politi. Pertanto augurandovi buona continuazione con la visione dello speciale, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Naturalmente vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul nostro sito tvasicilia.it e sui nostri canali social Facebook, Instagram, X e YouTube. Grazie ancora, una buona serata.